alla fine della 8th Avenue abbiamo Columbus Circus e la statua dedicata al nostro navigatore più famoso del mondo, Cristoforo Colombo. Che troneggia all'inizio dell'entrata di Central Park. Ed ecco qui, in pieno centro a Central Park, i suoi artisti, il suo laghetto. Quante persone qui vengono per rilassarsi. Immerso nel verde. Location di tantissimi film. Chi di noi non ha visto almeno un film americano dove le persone facevano footing in questo parco? Chi di noi? Questa no, questa non ha fatto niente. Questa lei il footing, penso proprio, ma entrambi, non, il footing non li riguarda. E qui le coppiette belle fanno un girettino in barca. Viva l'amore, viva l'amore. Ci troviamo in uno dei punti caratteristici di Central Park. Qui ogni anno si tengono tantissimi concerti. Anche il nostro cantante italiano Andrea Bocelli si è esibito qui. Ogni anno l'Orchestra Filarmonica di New York tiene un concerto a Natale. Scoiattolino curioso. Qui abbiamo Central Park Boathouse e di fianco a me l'uomo melanzana. Vediamo l'uomo melanzana, andiamolo a vedere da vicino. Hi sir. Hi. Una sposa, vediamo una sposa che sta facendo la fila per andare in bagno, molto molto carina questa immagine, no? Però sta facendo la fila in un bagno di Central Park, quindi è... Hi, hi. E continuiamo il nostro tour in giro tra la storia e il rimorchio delle ragazze, così uniamo queste due caratteristiche. Hi, hi, hi. Questo bellissimo palazzo alle mie spalle è il Dakota. Il Dakota, oltre ad essere uno degli edifici più, diciamo, chic, situato proprio di fronte a Central Park, ha ospitato John Lennon. John Lennon ha acquistato 3 appartamenti lì all'ultimo piano e altri 3 appartamenti al piano di sotto per gli ospiti o per amici. 8 dicembre 1980. In quell'ingresso John Lennon faceva rientro a casa ed è proprio lì che un suo fan, Mark David Chapman, lo uccide con dei colpi di pistola. Di fronte abbiamo Central Park e proprio lì nei pressi, dove tra poco vi porterò, gli è stato dedicato un, diciamo, un murales, una targa al pavimento con la scritta Imagine in sua memoria, dove tantissimi fan arrivano, si amano far fotografare e ci sono vari artisti di strada che rievocano le sue canzoni e le sue emozioni. Strawberry Field è qui che a Central Park si è voluto lasciare una testimonianza della vita di John Lennon. Venite qui con me. È impresso questo mosaico sul pavimento con una delle canzoni più belle e più intense di John Lennon, Imagine. Dove tanti cantanti di strada vengono qui a suonare per rivivere le emozioni
che John Lennon ci ha dato attraverso le sue canzoni.